Mi scusi? Mi scusi? Lei è Miss Eiffel? Sì. La disturbo? Sì. Sono l'assistente assunta dal suo editore. Dice che ho il blocco dello scrittore. Ce l'ha questo blocco? Non so come uccidere Harold Crick. Questa è la storia di un uomo che si chiama Harold Crick. Harold conduceva una vita solitaria. Se ne tornava a casa da solo, mangiava da solo. Mentre altri fantasticherebbero sulla giornata che li aspetta. Come? Harold conta i colpi di spazzolino. Chi ha detto che Harold conta i colpi di spazzolino? Dave, qualcuno mi segue. Come fa se non ti muovi? È una voce di donna. Sta narrando. Ah. Harold non riesce a concentrarsi sul lavoro. Non riesco a pensare mentre parli. Lei sente una voce che parla con lei. Che parla di me, con precisione e con ottimo vocabolario. Harold si ritrova esasperato. Palla finita! E maledice la mala sorte inutilmente. No, non è vero, sto maledicendo te, stupida voce, quindi sta zitta e lasciami in pace! Ah, lei è il giovanotto che mi ha telefonato per il narratore. La cosa da stabilire è se lei si trova in una commedia o in una tragedia. Ha conosciuto qualcuno che possa odiarla con tutti i sentimenti? Sono un agente del fisco. Vai a impiccarti, brutta sanguisuga! Mi odiano tutti. Beh, sembra più una commedia. Ma non ha scritto niente oggi. Ho scoperto come uccidere Harold Crick. Lui non può sapere che si sono messi in moto eventi che lo condurranno presto alla morte. Come? Perché? Allora? Ma insomma! Ah, bene! Karen Eiffel è una delle mie autrici preferite. Salve! È lei, è questa la voce, è lei il narratore. Mi chiamo Harold Crick e credo che lei stia scrivendo un romanzo su di me. Cos'è, uno scherzo? Lei deve capire che questo non è un romanzo per me, è la mia vita. Io voglio vivere. Devo parlare con Karen Eiffel, sono uno dei suoi personaggi. Come, scusi? Sono nel suo nuovo romanzo e lei ha deciso di uccidermi. Oh. Non è entusiasmante?